Ciao a tutti, sono qui per fare un video di spiegarvi come si fa a risolvere un problema. Sì, allontanare proprio il problema dalla vostra vita. Sì, perché la gente che mi conosce, che sa i problemi che io ho passato nella vita attualmente, mi chiedono: ma come fai, Luana? Ma come fai ad andare avanti così? Come riesci a non crollare? Scusate il mio italiano perché lo sanno, sono brasiliana. Allora, prima cosa, perché io vi devo dire subito, perché non mi piace stare lì a inventare le cose. Per risolvere un problema devi dimenticare il problema, devi pensare alla soluzione, non devi mai dare energia e forza a quel problema, perché se un problema è così, puoi farlo diventare così. Altrimenti, se il problema è così e tu li fai diventare così, ma non è dimenticare il problema nel senso che tu devi lasciare andare. No, tu devi vedere, vabbè, c'è questo problema, ma che devo fare per soluzionare questo problema, per far sparire questo problema? Quindi, dove l'attiva la legge di attrazione? Sì, perché la legge di attrazione? Perché tu devi pensare, comandare tutto con la tua mente e devi essere consapevole che la colpa è tua di avere quel problema, non degli altri. Anche se gli altri, puoi pensare che gli altri ci hanno creato il problema, no. Perché se gli altri sono nella vostra vita, il problema è creato tu, sei stato tu a attrarre la persona. Sì, il primo posto per riuscire ad andare avanti è proprio su questo punto di essere consapevoli, di accettare che tutto quello che accade attorno a te, che accade nella tua vita, è colpa tua, non è colpa degli altri. Perché se tu hai un pensiero, se tu hai un desiderio, l'universo attrae tutti e tutto quello per far accadere. Quindi se tu stai vibrando nella frequenza sbagliata, sarà lì anche il problema. Sarà lì il problema, perché attrae. Quindi io sono consapevole che io ho attratto delle cose sbagliate, ho attratto della gente sbagliata. Quindi che devo fare? Devo pensare, devo vibrare, devo mettermi al sentimento e nella emozione giusta per andare avanti e questo problema eliminare completamente e attrarre le persone positive, attrarre le persone giuste per arrivare dove voglio. Per questo motivo io seguo avanti con le mie cose, io seguo avanti con i miei progetti e io passo sopra dei problemi. È semplice così, anche tu puoi farlo. All'inizio sembra un po' strano nella tua mente, però la tua mente comanda tutto. La legge d'attrazione esiste e io ti devo dire, è meglio credere che fa meno male, perché se tu credi fa meno male. In Brasile c'è un detto che si dice, accetta che dói menos. Sì, accetta che fa meno male, fa molto meno male. Quindi basta credere che dopo che tu inizi a pensare e a credere, vedrai che le cose iniziano a migliorare, iniziano a avere più leggerezza. Sì, non prendere un problema e dire, oh mio Dio, perché tu sarai sempre lì a dire, oh mio Dio, che farei, che faccio? No, 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 no. Semplicemente c'è il problema? Ok, va bene. Colpa mia, io ho attratto questa persona, io ho attratto questo compagno sbagliato, io ho attratto questa persona che mi ha fatto soffrire, ho attratto questo qua che mi ha rovinato nel lavoro, eccetera e via. Quindi, cosa fa? Elimina, pensa di modo diverso, pensa alla soluzione del problema, perché se una cosa non va bene, pensa proprio come sarebbe per andare bene. Quindi automaticamente le cose andranno bene. Io non posso garantirvi che farei miracoli adesso nella vostra vita, però comincia a pensare così che vedrai che i cambiamenti arrivano. Ok? Sono sicura. Un bacione. Iscriviti al mio canale che io sarei sempre qui a darvi i miei consigli personali e saremo all'altro video. Iscriviti. Metti mi piace, commenti, vi aspetto. Ciao ciao, baci baci, stellati.